Spoleto Festival Art 2013, siamo nello stand della baronessa Maria Lucia Soares, una selezione di artisti di altissimo livello. Anche quest'anno a Spoleto siamo ben lieti di averti sempre presente nella nostra manifestazione. Sono io, Luca, professor Luca Filipponi. Ringrazio presidenti del Festival di Arti di Spoleto, è la seconda volta, sono io onorata di essere qua, essere stata invitata da te. Veramente con grandi artisti, siamo stati già al Palazzo delle Stanze di 10 al 28 di agosto e siamo ritornati per il secondo festival. Sono io, Luca, grazie. Bene, siamo veramente molto contenti di avere, diciamo, prima iniziato e poi fortificato questa collaborazione, perché veramente ci sono due aspetti molto importanti del nostro Festival d'Arte che sono totalmente in crisi nell'attivismo della dottoressa Maria Lucia Soares, perché c'è l'aspetto comunicativo, che è una persona che tra l'altro artista, quindi la sensibilità dell'artista, e che sa veramente comunicare, perché se selezionano gli artisti bisogna saper comunicare. E poi l'aspetto internazionale, il fatto che sia di origine brasiliana, una persona di origine brasiliana, che abita a Milano, che è una città fortissimamente volta alla comunicazione, penso che sia già un buon biglietto di presentazione. Sì. Allora, salutiamo i nostri amici del web e invitiamoli ai prossimi poi appuntamenti che sono tantissimi. Tantissimi, adesso faremo il giorno 9 di ottobre, sarò madrina, onorata di essere invitata, madrina di un museo di arti e scienze, di una collettiva di 9 artiste internazionali e mondiali, invitata dal dottor Giorgio Ramella, che è il presidente dell'Enciclopedia Arte Italiana. E approfitto di invitarti a venire. Non solo questo, giorno primo di, stiamo fissando una data, ma penso che sarà primo di dicembre, l'ottava edizione, Il Dono dell'Umanità, e sarà la seconda edizione, Premio Internazionale d'Arti, Baronessa Soares, presso la regione Lombardia di Milano. Allora, cari amici, cercheremo di essere presenti a questi appuntamenti molto importanti nella città di Milano. Un appuntamento e buona data a tutti. Appena con Luca, il professor Luca Filipponi, abbiamo detto e parlato di questa bella mostra che veramente sono felice di aver portato dei grandi artisti e fra i tanti artisti di questa collettiva c'è la mia cara, cara Sabrina Fossati. E io dico spesso la mia Saffo, ma il mio Saffo è un Saffo con la pronuncia accento brasiliano. Il suo Saffo sarebbe Saffo, ci siamo capite? Sì, benissimo. Bene così? Grazie. Ma io Saffo, questo accento, dove Saffo, è bello Saffo. Allora, parli tu della tua, meglio di te, mi dissi, per parlare di tua opera, Sabrina. Grazie baronessa, sono onorata di poter partecipare al Festival Art Expo 2013. E ti ringrazio pubblicamente. Con questa opera intitolata Incantesimo lunare, questa è Incantesimo lunare, un olio su tela, spatolato e materico, adoro i colori, sono proprio nella mia anima da quando sono bambina, e amo, diciamo, portare al mondo intero la gioia, l'armonia, la bellezza e la pace. Spero che con le mie opere questo arrivi dritto ai cuori. E che lasci appunto trascinare da questo incantesimo dell'arte e che porti bellezza in tutte le case e in tutti gli animi. Questa è la mia mission e sono molto felice quando dipingo, non potrei mai smettere. Brava, è così, un artista, se non è così, non è un artista. E tu sei un artista 100%. Grazie. Complimenti, chi ha altri quadri lì, veramente fa vedere la tua personalità. Dopo facciamo una cinepresa di tutte le opere che parlerò, indicherò di ogni artista e dirò i nomi. Grazie mille. Come sempre siamo qua al Festival, Spoleto Festival Arti di Spoleto, presidenti, professor Luca Filipponi,
che sono stata molto felice e stata onorata di essere invitata a partecipare di questo festival di Spoleto. E sono venuti con questi miei artisti. Vorrei parlare velocemente di ognuno. Questo è un fotografo molto in voga a Milano che si chiama Nino Carré, è Rock in Color, è molto 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 suggestivo, lui si dedica molto alla fotografia della gioventù in mezzo rock, è molto molto bravo. Passiamo qui dopo anche un bravissimo fotografo, Stefano Rizzi, lui ha fatto Olimpo Femminile, sono le donne che si vede sdraiate e fa un montaggio, ha fatto veramente una bellissima foto, lui è anche un fotografo molto gettonato a Milano, scusate il mio italiano. Dopo passiamo Sabrina Fossati, che abbiamo già parlato, abbiamo fatto un'intervista con lei, passiamo a Mauro Lacqua. Mauro Lacqua è un pittore di Milano che fa parte del gruppo di Baronessa Suarez, il nuovo talento, lui non è un nuovo talento, già è un talento già riconosciuto, bravissimo, ha una tecnica molto bella, dipinge dietro i vetri. Mauro Lacqua, ritratto di Ria e Maccarti. Qui passiamo una pittrice che è veramente brava, ha appena fatto una mostra dove sono stata madrina, una villa di Borromeo, e inverno in Brianza, lei è di Lecco, è veramente brava, una tecnica bellissima. Passiamo a una italiana, chiaro, e passiamo a Scandaglio Psichico, questo è di una grande pittrice colombiana, Diana Maria Perez, bravissima, molto brava in allestimento, in scenografia, è stata una assistente professor del Brera, ha fatto scuola Brera, sono tutte artiste veramente di un alto livello pittorico. Passiamo qua al mio caro Sergio Acerbi. Sergio Acerbi fa dei lavori bellissimi, con queste piccole ed anche grandi incrostazioni materica, molto 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 bella. Io vorrei leggere Percorso di luce materica, Sergio Acerbi. Qui passiamo a Maria Conserva, Orienti Occidenti, veramente un'arte che dà molta emozione e sono felice di averla fra di noi. Artista e grafico che si chiama Simon Ostin, che ha fatto pietra scolpita sulla roccia. Lui è un grande grafico di Venezia e anche un fotografo, anche un grande pittore. Qui passiamo alla nostra cara Carmen Dragone, che ha fatto Your Sang, veramente una tecnica bellissima, è di Milano e fa parte del gruppo Baronessa Suarez. Passiamo all'artista che si chiama Venere Chilemi, che ha fatto Mandala, collezione con grandi madre, veramente da vedere da vicino. Tutti sono da vedere da vicino, perché ognuno ha un'impronta diversa, ognuno ha un modo di esprimere la loro personalità. E qui si vede. Passiamo a parti, la nostra cara Marilisa Serra. Marilisa Serra usa molto oro, foglia d'oro, dà una sensazione di sogno. Quando siamo davanti alle sue opere, dà una sensazione di deliziosa, è molto sensuale, è molto delicata, basta vedere e ognuno ha un modo di esprimersi. Marilisa Serra è stata anche la modella
che abbiamo fatto, una performance fatta da Cinelli, Francesco Cinelli, sulla Esmeralda, e lei è la Esmeralda, Arte Movimento, un'arte, un'opera che facciamo vedere più avanti, fatta da me. Passiamo a un grande pittore, questo è un nuovo artista che fa parte del gruppo di artisti di grandi talenti di Baronessa Suarez. Lui si chiama Walter Luigi Milanese. Lui veramente fa una giusta posizione dei fili, si avvicinava bene il fuoco e un gioco di luce, veramente molto 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 suggestivo, molto diverso. Qui abbiamo un nuovo artista che fa parte del gruppo Baronessa Suarez, che si chiama Roberta Tiberi. Veramente lavora con il metallo, con molta materia acrilico, è bello, un dipinto veramente molto suggestivo, molto bello. Abbiamo qui Chat Condivisa di Franco Longhi, è un pittore che già fa parte del gruppo di Baronessa Suarez, è un critico d'arte e fa la chat, che sono le persone che sono sulla chat con la maschera della vita. E lì ha un studio tutto dietro, ogni artista, che in un momento ogni artista ha un studio, non è che sono artisti che sono diventati artisti così, ma un studio completamente perfetto, concreto, bello e diverso. Passiamo qua al nostro caro, con tutti sono cari per me, Francesco Cinelli, che è un artista, lui fa dei manichini, e questi manichini sezionati numero 3, e lui che fa performance, per me abbiamo creato Arte in Movimento, e dove Marilisa Serra fa la nostra indossatrice o modella. Passiamo a Yara Buida, che è una russa che vive a Milano da anni, che fa dei lavori bellissimo. Lei parla dell'amore interno e lì c'è la gioia di vivere, che veramente, come lei dimostra essere qua sulla sua pelle. E passiamo a Donatella Codicasa. Codicasa ha fatto un lavoro carboncino sulla carta. È una stilista dedicata a moda, però ha deciso di anche fare dipinti molto belli e fa parte del gruppo di Baronessa Suarez. Passiamo anche a Stefania Cavalcanti, che ha fatto Abra Cadabra, che è un bimbo, un bimbo, che si diverte. Veramente ha una tecnica bellissima, molto molto reale, realista. Qui un'altra opera da nostra cara Sabrina Fossati, che la chiamo Sappo, o il mio modo di dire Sappo, ma non sono due F, è un modo di stare lì brasiliano di dirlo. Molto bello, molto allegro, abbiamo già fatto un'intervista. Qui facciamo vedere Elio Sferranti, lo specchio del karma. È bravissima di Milano, è venuta con questo bello nudo e che fa parte del gruppo di Baronessa Suarez. Qui passiamo a un dipinto mio, spero che sia anche il vostro gradimento, è l'Esmeralda. L'Esmeralda dove abbiamo fatto la performance in Arte in Movimento. Quella di Seguiti è la nostra Isidi Disvelata. Isidi Disvelata anche è stata fatta Arte in Movimento su questa opera mia. E passiamo a un scultore bravissimo, Paolo Mirmina. Paolo Mirmina ha fatto Europa, come potete vedere, è un simbolo di tutta Europa, è un uomo in viaggio che ha il suo zainetto, se mi permettete passare qui davanti, si fa vedere il suo zainetto qui, che è un uomo in viaggio, Paolo Mirmina.
Possiamo adesso, lì in fondo, è un'opera mia che si chiama Bagno di tinta. È una ragazza che versa la tinta sulle spalle e questo è una che esce del buco perché si nasconde e un giorno decide di andare verso la realtà, verso la vita e affrontare tutti i problemi di una vita. E lì il bagno di tinta. Adesso passiamo a questo bello, questa bella scultura che è di nostra Maria Chiara Persico, in bronzo, bellissimo, pesantissimo, è una ragazza che fa delle sculture veramente belle. Il vecchio trucco, modo di lavoro molto interessanti. Maria Chiara Persico fa parte anche del gruppo di Baronessa Soares. E abbiamo ancora due opere, questa, la bella ragazza, Il silenzio delle parole. Veramente con il silenzio si parla tanto e si vede nel viso di questa ragazza che nel silenzio riesce a comunicare. È una bella opera, bellissima, di Marilena Pasqua di Bisceglie. Vicino all'opera di Marilena Pasqua di Bisceglie c'è un'altra opera mia, Scarpe Rosse. Penso che non abbia bisogno di definirla. Insomma, sono felicissima. Ci sono altri pittori, Marco Bertin, che ha delle bellissime sculture, che dobbiamo fare altre esposizioni. Abbiamo Giovanna Clare, che non è presente, ma è stata in altre mostre. Sono qua con la mia cara amica Maria Novella Pogues. È una grande scrittrice, numerologa, si dice così? Matematica applicata, perché la numerologia molte volte viene scambiata per altre affinità, cambiano, oppure praticamente vengono trattati dei punti di simboli, ma no, la matematica non è un'opinione ma un ragionamento. Brava Maria. Maria, sono stata onorata insieme a Paci Arcella a fare la presentazione del suo libro nel Circolo delle Stampe a Milano l'anno scorso, né Maria? Sì, cara. Praticamente non è passato molto, in cui su questo libro, che è complesso, come sai, forse l'unica persona al mondo che in realtà usa i numeri in tutto, nell'arte, in cui si esprimono tutti i colori del mondo, sono uniti con i numeri. I numeri uniscono il mondo, l'arte e la letteratura. Non esiste niente, solo l'essenza dei numeri può dare un riscontro matematico. Bravo Maria, io posso veramente essere una testimonia sua, tua, perché veramente mi ha dato dei numeri che sono stati perfetti, sono state riscontrate. L'importante è che quello che dico si riscontra, perché non sì, è stato perfetto, ti ringrazio, è andato benissimo come sempre. Sono contentissima per te, perché è un onore per me, perché quando incontro, dopo anni e anni di ricerche e di studi, quando mi incontrano mi domandano: sa che quello che mi aveva detto si è riscontrato? Benissimo, sono contenta e felice, perché i miei studi non sono stati invani, perché è una ricerca molto profonda. Allora ti dico, sa che le mie domande sono state riscontrate, si dice così? Riscontrate, perché ogni cosa che si fa si deve riscontrare, perché non avrebbe senso. No. E io sono riuscita. Maria, ti ringrazio, lo so, avrei voluto parlare con Maria, perché Maria è stata ieri sera nel premio di letteratura del Festival di Arti di Spoleto 2013, premiata dal professor Luca Filipponi, che è il presidente del festival, è stata premiata con suo libro di numerologia. Grazie mille. Salve. Grazie a voi. È un buon proseguimento di tutte le cose, le manifestazioni che questo teatro offre. È grandissimo. Grazie a tutti, ciao. Grazie a tutti.
Vorrei ringraziare a Matlock in caso di casa. Io dico perché ho fatto una pubblicità che mi sono divertita tanto. Se io dicevo Matlock in caso di casa, c'è bisogno di un fabbro, è stato bellissimo, mi sono divertita moltissimo. Vorrei ringraziare a Renato Santi, veramente i titolari di questa azienda, che è a Milano e che mi ha fatto il trasporto di tutte queste belle opere, sia di questo come del Festival di Art Fair che ho fatto di 10 agosto e 28 agosto, è stato fatto nel Palazzo Lexans. Renato, grazie mille, sei stato veramente una persona squisita. Matlock in caso di casa. Io penso che siamo arrivati alla fine di questa mostra. Ci sarebbero tanti altri, però veramente speriamo di giorno 20, giorno 9 ottobre saremo nel Museo di Arte e Scienza, che sarà una collettiva di 9 artisti internazionali e mondialmente conosciuti, di tutto il mondo veramente, e che sono venuti per fare questa collettiva organizzata da Enciclopedia Arte Italiana e dal critico e direttore editoriale dell'Enciclopedia, dottor professor Alberto Moioli, e il proprietario, dottor Giorgio Rammella. E veramente sono stata onorata perché sarò madrina di questo evento, di questa collettiva di artisti stupendi, giorno 9, ore 18:30. Vorrei anche ringraziare il nostro caro Gastone, che è della rivista Urbis et Arts, che ha collaborato tanto con me. E sono due partner, veramente due persone che devo ringraziare pubblicamente, dottor Giorgio Rammella e il signor dottor Gastone Indoni. E devo dire che giorno 1 di dicembre, Parchi Arcella e io abbiamo un premio internazionale che si chiama Il Dono dell'Umanità, e che premiamo 12 personaggi che hanno fatto bene all'umanità in tutto il mondo, dove ci sono stati tanti riconoscimenti importanti. Io sto facendo la 8ª edizione, uno dei tanti è stato un riconoscimento il nostro caro professor Luca Filipponi. E direi anche la 2ª edizione del Premio Internazionale d'Arte Baronessa Suárez. Questo anno faremo, come ogni scorso, presso l'auditorium della Regione Lombardia. Speriamo che la data sia fissata per il 1 di dicembre. Qualsiasi cosa faremo sapere tramite Facebook o su Baronessa Suárez su Facebook o su YouTube, o qualsiasi cosa sul nostro sito. La ringrazio tanto. Ho un riconoscimento speciale a un giornalista, un ragazzo veramente bravo, lui che ci segue con la camera, lui che ci segue in tutte le cose che ho bisogno. Grazie Luca, sei stato molto amico. Un bacio a tutti voi, alla prossima.